Ciao, sono Bruno di Segemma. Oggi iniziamo un'altra serie di video rivolti in modo specifico al settore professionale nel campo delle automazioni. Come sempre, se il video ti piace, clicca mi piace sotto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri video. Piccola premessa, come faccio nei video rivolti al, diciamo, fai da te. Questo video è rivolto al settore professionale, quindi se sei un utente privato, guardalo, ci fa molto piacere, ma troverai delle informazioni un po' ostiche perché è un prodotto molto particolare e userò un linguaggio che è abbastanza tecnico. Allora, il prodotto in questione è la Costa No Touch a marchio JCM, che è un'azienda spagnola che fa dispositivi di sicurezza per automazioni, soprattutto nel settore di radio, distribuita da Abexo, per i quali siamo centro assistenza a Roma e anche distributori. Allora, cosa fa questa costa in particolare? Permette di non urtare la vettura oppure il pedone, insomma, che transita nel cancello, a differenza di una costa normale che per attivarsi deve essere pigiata e quindi ha un lieve impatto sulla persona. Perché è importante e straordinario come strumento di sicurezza? Perché evita per gran parte del percorso del cancello, su uno scorrevole logicamente, di evitare l'impatto, quindi noi possiamo stare sicuri, se montiamo questo tipo di dispositivo, che la reazione del cancello possa essere immediata appena transita una macchina, quasi come fosse una fotocellula. La differenza è il fatto che la costa si deve avvicinare fisicamente a una distanza che può variare dai 5 ai 10 anche ai 20 cm a seconda della regolazione. È un dispositivo di classe 2 perché evita il contatto con un'autovettura o un pedone, però nella parte finale, attraverso un dispositivo di magneti inibitori che adesso vi spiego, nella parte finale il dispositivo No Touch non è attivo, perché altrimenti il cancello si riaprirebbe sempre o si stopperebbe a seconda se usate l'ingresso costa o se usate l'ingresso stop fotocellule. Perché quando arriva vicino alla battuta d'arresto la parte No Touch si deve inibire, altrimenti tornerebbe indietro. Allora, vi spiego subito che sono questi magneti inibitori. Sostanzialmente sono un fine corsa magnetico che si mette sulla cremagliera, uno all'inizio e uno verso la fine della chiusura, con un riscontro che si fissa sul coperchio e si collega al ricevitore via filo. Questo ricevitore voi lo metterete sul motore, che il ricevitore poi va collegato all'ingresso sicurezza della centralina. E questi magneti che cosa fanno? Quando la costa parte, attivano il sistema No Touch, e quindi quando la costa si trova tra i due magneti funziona il sistema No Touch. Quando arriva l'ultimo magnete in chiusura, che si sta quasi chiudendo davanti, quindi quello di coda davanti al fine corsa, si disattiva il sistema No Touch e continua a funzionare come una costa a filo tradizionale. Questo per evitare proprio il problema della riapertura che vi spiegavo prima. I magneti inibitori attivano e disattivano anche la costa e proprio il dispositivo radio, perché questa è una costa radio, quindi non avete nessun filo tra l'anta mobile e la centrale di comando. Che cosa succede? Che all'interno della costa ci sono anche due batterie a litio classiche da 3,6 volt. Hanno una durata su un cancello residenziale, commerciale, diciamo, non un grande condominio, di circa 2 anni. Man mano che l'intensità d'uso aumenta e quindi la costa rimane più accesa, la durata delle batterie si abbassa. Non è un gravissimo problema, perché comunque sono due batterie che in commercio si trovano e che hanno un costo anche relativamente basso. In quali contesti si monta? Si monta normalmente in un contesto commerciale o nel contesto di un condominio, e se ne possono montare sullo stesso ricevitore fino a 4, quindi in realtà voi potete proteggere il cancello sia nella parte anteriore del movimento sia nella parte posteriore quando il cancello si apre, se ci sono le condizioni. Logicamente non ci devono essere impedimenti in mezzo, quindi insomma il cancello non deve spostare, per dire, una foresta mentre si muove, però comunque sia si possono montare lì, e si possono montare anche volendo sulla parte fissa se può servire in qualche modo. L'importante è che dietro alla costa ci sia una parte metallica, cioè questa costa non funziona su un cancello in legno,
sostanzialmente, e la parte dietro deve essere fissata su una colonna o sul montante del cancello che è in metallo. Allora, questa costa la trovi presso la nostra sede in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, oppure puoi acquistarla se non sei nella zona di Roma o in provincia di Roma e vuoi qualche informazione. Se sei un professionista ci puoi chiamare o inviare una email. La trovi sul nostro sito, il prezzo che vedi sul sito è rivolto al settore privato. Per avere una valutazione personale ci devi chiamare e parlare con noi e scriverci, farci una richiesta in modo tale che possiamo inviarti un'offerta riservata. Allora, in ultimo ti ricordo quello che ti ho detto all'inizio: se il video ti è stato utile e ti è piaciuto, metti mi piace sotto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato, visita anche il nostro sito per scoprire i prodotti della linea Professional rivolti esclusivamente ai professionisti del settore e continua a seguirci sul canale. Ciao!